Siamo già in treno in attesa di partire. Oggi lasciamo la Bassa Sassonia per entrare nella Sassonia-Anhalt. La prima città che visiteremo è Halberstadt e la prima visita sarà alla chiesa di San Martino, proprio questa che abbiamo di fronte. Durante la guerra la città ha subito gravissimi danni. Della chiesa di San Martino si sono salvate le murature, non i campanili, con le alte guglie ottagonali d'altezza differente. Sono state ricostruite come erano, collegate da un passaggio. Mostrano orgogliosamente la data di ricostruzione. Sono completamente controsole, ma la tripartizione della facciata e la presenza delle due torri suggeriscono l'influenza del gotico francese. Entriamo in una chiesa a sala suddivisa in tre navate per cinque campate. Da un alto basamento sorgono pilastri su cui poggiano quattro colonne, sorreggono le arcate ogivali. Le volte a crociera hanno un sapore arcaico. Nell'alzato, grandi finestroni che occupano quasi tutta la parete danno luce alla sala. Una prima chiesa venne fondata nel X secolo, ne parla un documento del 1186. Della chiesa gotica non si sanno esattamente le date, ma era completata alla fine del XIV secolo. Chiude il coro un grande altare barocco della fine del XVII secolo. Nel transetto nord è stato collocato l'arredo liturgico, forse più importante di questa chiesa, il fonte battesimale in bronzo della fine del XIII secolo. È sorretto da quattro telamoni che versano l'acqua da un vaso. Sono i fiumi del paradiso nominati dalla Genesi, il Fison, il Ghion, il Tigri e l'Eufrate. Eccoli comparire insieme alla stessa distanza. Ed ecco la vasca che porta scolpiti gli episodi salienti della nascita di Cristo. Si va dall'Annunciazione alla visita di Elisabetta alla nascita, con Gesù in culla vegliato dall'asino e dal bue, poi l'annuncio al pastore, l'omaggio dei magi, la strage degli innocenti e la fuga in Egitto, ed infine il battesimo di Cristo da parte di Giovanni. Non indossa un mantello, sono le onde del fiume. E non è finita qui, un altro arredo di pregio è il pulpito rinascimentale della seconda metà del Cinquecento. È sorretto da una statua che raffigura Sansone. Ed infine nella tribuna ecco l'organo, la cui parte anteriore è rinascimentale. Non può mancare sulla lunetta del portale la statua di San Martino che alla chiesa dà il nome.